Ok. Allora, Yom Tov a tutte, stasera non è Erev Tov e non è Boker Tov, ma Yom Tov, venerdì 24 Elul, 27 settembre, ciao carissima, Bruha Ba. E a proposito, ho detto ieri, ero con Sharon, ma c'era anche Anna, ero seduta vicino a Anna, Shetiebriave Shlema. Allora, la Yom di oggi dice che c'è stato un tempo dove ogni detto che si sentiva veniva percepito proprio come Torah, come insegnamento, Torah nel senso di insegnamento. Tutto e tutto quello che si vedeva veniva percepito come istruzione per il servizio divino e la condotta della persona. Dunque, c'è stato un tempo, ma questo tempo deve essere anche riattivato in un certo senso e che anche noi oggi, ogni cosa che vediamo, che sentiamo, e tutto appunto questo concetto di Ashgaha Pratit, no? Di provvidenza divina. E leggiamo questa riga, insomma, pagina 138, Chavdalet Elul, Bavar Kol Imrash Shamu Haita Torah, Vechol Machaze Sheraou, Korah Be'avodah Be'adrasha. E passiamo al Chumash velocemente, oggi è capitato breve il chitat di oggi, perché è come se, no? Che siccome siamo Erev Shabbat. Allora, siamo a pagina 853, quinta chiamata della Parashah di Vayelech e sesta per quando le Parashot sono unite come questa settimana. Dunque andiamo oggi dalla capitolo 31, passo 14 e fino a 20, ok? Vedete questi psuchim, dove Moshe viene informato di tutti i fatti appunto successivi alla sua morte. Come abbiamo ricordato, qui giorno, siamo nel 7 di Adar, giorno di nascita e di partita di Moshe Rabbeinu. E dunque, come dicevo, capitolo 31, passo 14. Allora, volevo. No, vabbè, niente, facciamo. Ok, abbreviamo oggi. Allora, Hashem disse a Moshe: i tuoi giorni sono vicini al momento della morte. Chiama Yoshua, rimanete entrambi nella tenda del convegno e io, Hashem, incoraggerò Yoshua e lo solleciterò. Un attimo, Moshe andò insieme a Yoshua, si fermarono nella tenda del convegno, Hashem apparve nella tenda in una colonna di nube. E questa colonna rimase ferma sopra, pardon, l'ingresso della tenda. A quel punto Hashem disse a Moshe: ecco, tu stai per andare a riposare insieme ai tuoi padri, questo popolo si leverà, si corromperà, seguendo le divinità delle nazioni straniere del paese nel quale sta entrando, mi abbandonerà, violerà il mio patto che avevo stipulato con lui, e in quel giorno la mia ira si accenderà contro di lui. Li abbandonerò, volgerò il mio volto via da loro, come se non li vedessi, e allora il popolo sarà divorato, vi accadranno molte avversità e disgrazie, e quel giorno dirà: non è forse perché Hashem non è più al mio interno che mi sono avvenute queste disgrazie? Quanto a me, in quel giorno terrò completamente celato il mio volto a causa di tutto il male che il popolo ha commesso, perché appunto si è rivolto a divinità altrui. Ora scrivete questo cantico, che sarà il cantico, sarà la prossima parashah, al capitolo 32, cantico di Asino, insegnatelo ai figli di Israele, ponetelo nella loro bocca in modo che questo cantico mi sia da testimone contro i figli di Israele. E domani, l'ultima chiamata, sesta di Vaelech, ma ultima appunto quando le parashat sono unite, l'incoraggiamento a Yoshua, perché queste parole molto incoraggianti ovviamente non sono, e dunque c'è sì l'incoraggiamento per Yoshua, e poi la Torah appunto come testimonianza è messa nell'Arona Kodesh, nell'Arona Brit. Tutti i saggi, gli anziani si radunano per ascoltare il canto di Asino della Parashah prossima. Allora, leggiamo questi psukim velocemente, da 14 a 20. Vayomer Adonai el Moshe.
Hen karevuya mechana, kerati Yoshua, vihitiatzvu be'ol Moed, va'atzavenu, vayelech Moshe v'Yoshua, vayitiatzvu be'ol Moed. Vayera Adonai ba'ol be'amud anan, vayamod amud e'anan al petach ha'ol. Vayomer Adonai Moshe, hinecha shochev im avotecha, vekam ha'am hazeh, vezana achare Elohe nechar haaretz, asher huva shama v'kibbo, va'azavani, והפר את בריתי אשר כרתי, וחרבתי בו ביום ההוא, ועזבתים, והסתרתי פני מהם, והיה לאכול, ומצאו רעות רבות וצרות. ואמר ביום ההוא, הלא על כן אלוהי בקרבי מצאוני הרעות האלה, ואנוכי, הסתר אסתיר פני ביום ההוא, על כל הרעה אשר עשה. כי פנה אל אלוהים אחרים. ועתה כתבו לכם את השירה הזאת, ולמדה את בני ישראל, שימה בפיהם, למען תהיה ידיע השירה הזאת לעת בבני ישראל. E abbiamo concluso, בעזרת השם דומניקה ריפרנדיאמו con פרשת האזינו, e abbiamo concluso col חומש di oggi. Passiamo al Tania, ecco, riusciamo oggi brevemente, facciamo il Chetat, ecco, velocemente Erev Shabbat Kodesh, pagina 252, siamo, vedete, a metà pagina, dopo il punto, Veashemit. Allora, ieri abbiamo parlato della Ahavah Betanugim, vi ricordate, è iniziato il capitolo 18 con questo amore nelle delizie verso Hashem, che in realtà è un amore che solo i tzaddikim possono, diciamo, accingere a questo amore. E il secondo tipo di amore, perché mi ha detto ce ne sono due tipi. Allora, ieri abbiamo parlato di quello Ahavah Betanugim, e oggi l'altro tipo d'amore, di genere diciamo inferiore, Ahavah Zutah, è l'amore e il desiderio che l'anima sente e prova quando aspira ad attenersi ad HaKadosh Baruch Hu, e come è scritto in Shmuel Aleph, capitolo 25, verso 29, e che dice ben custodita nel fascio della vita. Sorura Bitzror HaChaim. Dunque la vicinanza di Hashem è bene per l'anima, ovviamente, e l'anima appunto brama questa vicinanza, no? E, come lo vediamo in Ishaya 58.2, nel Salmo 73, passo 28. E, dunque è molto doloroso per l'anima essere dunque lontana o allontanata da Kadosh Baruch Hu, Dio cielo ce ne guardi, per esserci un tramezzo, diciamo, di ferro creato appunto da queste forze che vengono chiamate Chitzonim, che queste forze dunque opposte al bene, estranee, Chitzon vuol dire anche estraneo, dunque esterno, Chitzonim, nel senso di estraneo, ok? Dunque sono questi chitzonim, estranei, forze estranee al bene, che hanno a loro volta la loro fonte nel peccato e che creano questa separazione appunto tra l'uomo e Hashem, Dio non voglia. Dunque si interpongono. E questo amore, dunque, abbiamo detto, questo amore, diciamo, di genere inferiore, esiste in forma latente nel cuore di tutti i Bnei Israel, addirittura anche nel cuore dei Rishai, dei malvagi. Infatti, da qui il detto conosciuto, i malvagi sono pieni di rimorsi nel Darim 9b trattato. E come fa a essere un Rasha, aver rimorso se è un Rasha? Cioè perché in fondo questo amore di natura inferiore, abbiamo detto, esiste, proprio si eredita in ogni anima di Israele. Allora, visto che è latente, dunque c'è, ma è latente, si nasconde, diciamo, in stato di esilio in questo corpo, allora il regno del male rappresentato dalla Clipa riesce ad avere sopravvento, ed è questo quello che viene definito nel Talmud Sotta 3a, spirito di stoltezza, che rende poi l'uomo peccatore, perché come si dice, l'uomo non pecca se non che penetra in lui questo spirito di stoltezza. Per
Perciò quando l'uomo serve Hashem, suo creatore, è per acquistare forza e dominare appunto questa forza opposta al bene, che è la Klippa, con ogni mezzo possibile, per espellerla e anzitutto, prima fase, completamente dal corpo. Quando si parla di corpo, si riferisce al pensiero, alla parola e all'azione che si trovano nel cervello, pensiero, parola, no, allora, pensiero, parola, pensiero nel cervello, parola nella lingua, se dunque la lingua è la sede della parola, e l'azione, che la sede dell'azione sono i 248 organi. Poi l'uomo sarà anche capace di trarre fuori questo prigioniero dal luogo in cui è chiuso, cioè questo amore latente soffocato, come riportato in Isaia 42,7, che dice, un attimo, cioè con mano forte, dunque trarre, così lo viene definito in Isaia, cioè la persona sarà forte. E il popolo anche a Israele, e come dice Amos 2,16, che animoso fra i popoli, cioè il suo amore latente si rivelerà con evidenza in tutte le facoltà, ad ogni livello dell'animo, principalmente nell'intelligenza, nel pensiero che si trovano nella mente, nel senso che l'intelletto rifletterà, considererà la cosa. E poi ognuno secondo il suo livello di percezione e di intelligenza, come appunto, e secondo ognuno secondo il suo livello, a cosa rifletterà? Al fatto che Hashem è il creatore benedetto, fonte di ogni vita, la vita della vita e della vita della sua propria anima, cioè non solo del tutto, ma anche della persona. Di conseguenza si struggerà. Desidererà di attenersi a Kadosh Baruch Hu, di essergli vicino per questo, tramite questo struggimento naturale, e dall'esempio dice come il figlio che si strugge di essere costantemente vicino al padre, o del fuoco che per natura sale sempre verso la sua fonte, ossia verso l'alto. E quanto più dunque l'uomo, la persona, persiste nel concentrare la propria mente su questo struggimento, tanto più predominerà e si estenderà anche a livello di parola e azione, dunque nella bocca e nelle sue membra, di modo che studierà Torah, si occuperà di Torah, attuerà le mitzvot, in quanto, come ben sappiamo, è riportato nello Zohar, a proposito Zohar, Mikol Zohar, Shalom Ben Mikol, לרפואה שלמה ומושלמת בכל איבריו, בגידיו, בגופו, בנפשו, אמן כן יהי רצון. In quanto appunto la Torah, come spiega lo Zohar, appunto, e a Kadosh Baruch Hu è un tutt'uno. Dunque, studiando la Torah, applicando le mitzvot della Torah, dunque c'è questo, ci uniamo automaticamente a Kadosh Baruch Hu. E tornando a questo, amen che ne razzon, a questo struggimento, quando si manifesta in larga misura, è scritto nel Salmo 42, passo 3, la mia persona è assetata, cioè come una persona che è assetata d'acqua e niente non gli può procurare soddisfazione se non appunto, cioè la sete così assillante, diciamo, che la persona è incapace di provare piacere per alcun'altra cosa, dunque, ma deve essere, dunque, placare questa sete. Dunque, anche dove questa aspirazione, questa passione, anche quella latente che si trova in tutti noi, e anche solo latente, imploriamo Hashem di esserci d'aiuto per toglierla dalla prigionia di questa clipa, di queste forze opposte al bene che sono state create tramite gli errori, i peccati, eccetera, e perché il cuore dunque deve essere pieno solo di HaKadosh Baruch Hu, dell'amore per Hashem, e non entri nella sua casa un rivale, cioè tutte le cose negative di questo mondo, ma che la Kedusha, la santità, sia la padrona di casa e comandi sulla sua rivale, ossia tutto quello che le forze opposte al bene, e la cacci fuori. Perlomeno, anche se l'uomo, conclude il Pere, che dice, non può cacciarla del tutto dal proprio cuore,
diciamo, perlomeno dice, che almeno questa rivale, questa forza opposta al bene, rimanga nascosta come in esilio, stato di servitù nei confronti della padrona di casa, che deve essere appunto le forze del bene, di modo che la sua signora, tra virgolette, possa servirsi di lei solo per le cose indispensabili, come cibarsi, mangiare, bere, no? Cioè per le cose, come dice i Proverbi 3:6, in tutti i tuoi passi pensa ad Hashem. E nelle, il Hod Deod del Rambam, del Maimonide, dice per esempio: se l'uomo è impegnato nel commercio o in lavoro manuale, per appunto guadagnare e avere un minimo di sostentamento, il proprio cuore non deve essere volto unicamente ad accumulare denaro, ma deve sì impegnarsi nel commercio o qualsiasi lavoro per la Parnassà, e solo per soddisfare i bisogni materiali di base per appunto servire a Hashem. Dunque, se mangia, se beve, lo scopo non deve essere di godere con una soddisfazione fisica, ma mantenere il proprio corpo sano e vigoroso. Un attimo che ripeto questa frase. Una di voi sa perché. Ripeto. Allora, mangiare e bere per mantenere, non per soddisfare, dunque, ma per mantenere il corpo sano e vigoroso per poter servire Hashem come ci comanda. E l'uomo dovrebbe proporsi appunto di conservare la salute, proprio oggi, e il vigore fisico, e solo perché appunto la sua anima sia integra e capace di conoscere Hashem in tutti i suoi passi. E come è detto, come è scritto, pensa ad Hashem, cioè pensare ad Hashem in ogni passo. Allora, vi ho dato anche tante un po' di spiegazioni oggi. Vi leggo 3 minuti il Tanya. Chi ovviamente riesce a leggere con me, tanto meglio, e concludiamo col Teilim. Allora, adesso leggo solo il testo senza le spiegazioni che vi ho dato. Allora, Vehashemit, dunque, la secondo tipo di amore, i Ahava vetava, shanefesh mitava deoefet vechafetza le davka bashem, il tzror bitzror hachaim, vekirvat elokim tovla. Shabbat shalom per l'israeliana, carissima, un abbraccio a te, a tutto Am Israel, Shabbat imilis ok, urfua krovalavo, refua shlema, besorot tovot, e ogni bene a te e tutta la tua famiglia, un Shabbat tranquillo, sereno, senza sirene. Amen, amen, amen. Ciao, mi raccomando, mi abbracci tutti. Allora, riprendo. Votach poz, perché vate roim tov, lame od, votach poz, per allame od, le trachek nimenu in parachas ve shalom, yot mechitza shel barzel me achitzonim, mafseket chas ve shalom, yavazu hi mesuteret belev klal Israel, afilu birshaim, umimena ba lahem acharata. אך מפני שהיא מוסתרת ונעלמה מבחינת גלות בגוף, הרי הקליפה יכולה לשלוט עליה. וזהו רוח שטות המחטיא לאדם. ואם כן, עבודת האדם לקונו היא להתחזק ולהתגבר על הקליפה בכל מכל כל, דהיינו, מתחילה לגרשה מהגוף לגמרי, ממחשבה, דיבור, מעשה, שבמוח, בלשון, ברמ"ח איברים. ואחר כך, יוכל גם כן להוציא ממסגר הסיר בחוזק יד, דהיינו, להיות חזק ואמיץ ליבו, כמו ביום ויסטו סו יהושע, סו עם ישראל, חזקו ואמצו, אסו פוי סו יהושע, זו הפרשה חזק ואמץ, נקודות רבי אמן גנתניה, חזק ואמיץ ליבו בגיבורים, להיות האהבה המסותרת, נגלית בגילוי רב בכל כוחות חלקי הנפש שבגוף, דהיינו, העיקר בשכל ובמחשבה שבמוח, שהשכל יחשוב והתבונן תמיד כפי שכלו והשכלתו בבורא יתברך, איך שהוא חיי החיים בכלל וחיי נשמתו בפרט. ועל כן יחשוף, ואם כן יחשוף ויתאבד להיות דבוק בו וקרוב אליו כוסף טבעי, כבן הכוסף להיות תמיד אצל אביו. וכמו אש העולה למעלה תמיד וטבעה למקורה, וכל מה שיתמיד לחשוב בשכלו כוסף זה, ככה יתגבר ויתפשט כוסף זה גם בפיו,
וכל איבריו, לעסוק בתורה ומצוות, ודווקא בהם, והשם ממש דאורייתא בקדשא בריך הוא כל אחת. ועל כוסף זה שבגילוי רב כתיב צמאה נפשי וגומר, כי אדם הצמא למים ואין לו תענוג עדיין כלל. וגם על כוסף זה באהבה זו המוסתרת בנו, אנו מעתירים לשם להיות בעזרנו להוציאה ממסגר, ושיהיה הלב מלא ממנה לבדה, ולא תיכנס צרתה בביתה, שהיא תאוות עולם הזה. רק שתהיה היא עקרת הבית, ומתשול בצרתה וגרשה החוצה ממחשבה, דיבור ומעשה על כל פנים, הגם שלא יוכל לשלחה לגמרי מליבו. על כל פנים, תהיה היא מוסתרת מבחינת גלות ועבדות לעקרת הבית. גבירתה להשתמש בה לדברים הכרחיים לה לבד, כאכילה ושתייה, כדכתיב בכל דרכיך דיי. E concludiamo con il Tehillim. Prima ancora ovviamente la Tzedakah, perché mai sia che dimentichiamo la Tzedakah. Allora, tutti insieme. רפואה שלמה ומושלמת לכל החולים, לכל החיילים, לכל הפצועים ולכל החטופים שיחזרו פגיעים בגופם ובנפשם לחיק משפחותיהם. ורפואה שלמה לרבנית השלוחה, אמי מורתי רחל בת עזיזה, לנחמה מיכלה בת דבורה, נחמה דינה בת שרה, נחמה רבקה, נחמה בת לאה, חנה בת גניה ובעלה יהושע. מתוך כל חולי עמך ישראל, גאולה פרטית, גאולה כללית, יחי אדוננו מורינו ורבינו מלך המשך לבית, יחי אדוננו מורינו ורבינו מלך המשך לבית, יחי אדוננו מורינו ורבינו מלך המשך לבית. בזכות אומנו הפרפט, הפרופיטר, תביא תנקי תלמדי שבת, נבוטה, תן את הצדקה. Concludiamo col Tehillim. Fantastiche ragazze, Chazaku Baruch. Allora, 24 l'ora, ormai lo sapete che è l'Allel. Cantiamo l'Allel adesso, che cantiamo ogni Rosh Chodesh e durante le feste. Adesso il Rosh Chodesh più importante dell'anno, che è Rosh Chodesh Tishrei, che si chiama, non si chiama Rosh Chodesh, si chiama Rosh Hashanah. E allora già entriamo in questo mood. Primo salmo appunto dell'Allel. Da 113 a 118, parte appunto della tfilà di Rosh Chodesh, delle feste Pesach, Shavuot e Sukkot, di Hanukkah, e in esso si insegna che in tutti gli avvenimenti terreni è operante la provvidenza divina. E tutte insieme. Alleluia! הללו עבדי אדוני, הללו את שם אדוני, יהי שם אדוני מבורך, מעתה ועד עולם, ממזרח שמש עד מבואו, מהולל שם אדוני, רם על כל גויים אדוני, על השמיים כבודו. מי כאדוני אלוהינו, המגביל השבת, המשפיל לראות בשמיים ובארץ, מקים עם עפר דל, מאשפות ירים אביון, להושיבי עם נדיבים, עם נדיבי עמו, מושיבי עקרת הבית, הם הבנים שמחה הללויה. פוטנציאל. בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועס, הייתה יהודה לקודשו, ישראל ממשלותיו. הים רעב וינוס, הירדן יסוב לאפור, הערים רקדו חילים, גבעות כבני צאן. מלך הים כי תנוס, הירדן תסוב לאפור, הערים תרקדו חילים, גבעות כבני צאן. מלפני אדון חולי ארץ, מלפני אלוה יעקב, ההופכי הצור הגמיים, חלמים שמיינו מים. לא לנו אדוני, לא לנו, כי לשמך תן כבוד על חסדך, על עמיתך. למה יאמרו הגויים עיינה אלוהיהם? ואלוהינו בשמיים, כל אשר החפץ עשה, עצביהם, כסף וזהב, מעשה ידי אדם. פה להם ולא ידבר, עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו, אף להם ולא יריחום, ידיהם ולא ימישום, רגליהם ולא יהלכו, לא יהגו ברגרונם, כמוהם יהיו עושיהם, כל אשר בוטח בהם.
Israele, Bet Tach Badonai, Ezram Maginambu, Bet Aharon, Bitchu Badonai, Ezram Maginambu, Ir E Adonai, Bitchu Badonai, Ezram Maginambu. Adonai Zecharanu Yevarech, Yevarech et Bet Israel, Yevarech et Bet Aharon, Yevarech Ire Adonai, Haketanim Imagdolim, Yosef Adonai Alechem. עליכם ועל בניכם, ברוכים אתם לאדוני, עושה שמיים ועם, השמיים, שמיים לאדוני, והארץ נתן לבני אדם, לא המתים יהללויה, ולא כל יורדי נומה, ואנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם, הללויה. Centosedici, Kuftezai, Afti Kishma Donai, Kolita Hanunai, Kihita Oznoli, Uviamayeka, Afafuni, Heblema, Vetun Sareshe, Olmezauni, Sarave Yagonenza, Ufshem Adonaikra, Anna Adonai, Maletanafshi, Hanun Adonai, Vetzadi, Veloheinu Merachem, Shomer Petaim Adonai, Daloti, Veli, Oshia, Shuvinafshini, Mnuchai, Ki Adonai Gamalalai. כי חילצת נפשי ממוות, את עיני מנימה, את רגלי מדחי, את הלך לפני אדוני בארצות החיים. האמנתי כי אדבר, אני עניתי מאוד, אני אמרתי בחופזי, כל האדם חוזר. מה אשיב אל אדוני? כל תגמולו היה עליי. כוס ישועות אשא, ובשם אדוני אקרא. נדרי לאדוני אשלם, נגדנה לכל עמו, יקר בני אדוני, המבת לחסידיו. אנא אדוני, כי אני עבדך. אני עבדך בין אמתיך, פיתחת לבוסריי. כבלו כסנקרא תנקוסטו פסוק. איזהו דישי מהשם, אין פנטו סונו כו סרבו, תו סרביטורי, פילו דלה תו סרבה. איכוסטו נוטיבו, פוי תו, אי שולט במריקולי. חזק וברוך, קרא. קרא רג'ינה, רג'ינה אסתר. לך אסבח זבח תודה, ובשם אדוני אקרא. נדרי לאדוני השלם, נגדנה לכל עמו, בחצרות בית אדוני, בתוככי ירושלים הללויה. 117 e 118, gli ultimi due salmi di oggi. Alleluia et Adonai kol goyim, shabechu kol ha'udim, ki gavar aleinu chasdo ve'emet Adonai le'olam alleluia. Hodu l'Adonai ki tov, ki le'olam chasdo. יאמר נא ישראל, כי לעולם חסדו. יאמרו נא בית אהרן, כי לעולם חסדו. יאמרו נא ירא אדוני, כי לעולם חסדו. מן המצר קראתיה, ענני ומרחביה. אדוני לי לא ירא, מה יעשה בידם? אדוני לי בעוזרי, ואני אראה בשונאי. טוב לחסות באדוני מבטוח באדם. טוב לחסות באדוני מבטוח בנדיבים. כל גויים סבבוני בשם אדוני כי אמינם. סבוני גם סבבוני בשם אדוני כי אמינם. סבוני כדבורים דועכו כאש קוצים בשם אדוני כי אמינם. דחו דחיתני לנפול, ואדוני עזרני עוזי וזמרתיה, ויהי לי לישועה, קורינה וישועה באהלי צדיקים, ימין אדוני עושה חיל, ימין אדוני רוממה, ימין אדוני עושה חיל, לא אמות כי אחיה, ואספר מעשיה, יסור יסרניה, ולמוות לא נתנני, פיתחו לי שערי צדק אבובם, אודיה. זה השער לאדוני, צדיקים יבואו בו. אודך כי אני תני, בתהי לי ישועה. אבן מסו הבונים, הייתה לראש פינה. מאת אדוני הייתה זאת, היא נפלאת בעינינו. זה היום עשה אדוני, נגילה ונשמחה בו. אנא אדוני הושיענה, אנא אדוני הצליחנה.
Baruch haba beshem Adonai, berachnuchem mibet Adonai, el Adonai vayaer lan, isruchag ba'avotim, ad karnot hamizbeach el yata, veodeka Elohai aromemeka, odu l'Adonai kitov, ki leolam chasdo. E come ogni giorno concludiamo col Salmo del Rebbe della Rabbanit, domani ovviamente essendo il 25 del mese, abbiamo il 119, prima parte del 119, e domenica Bezrat Hashem, la seconda parte, cioè fino dal primo Passuk fino a Passuk 96 incluso, e domenica riprenderemo Bezrat Hashem, capitolo 119, Passuk 97. E oggi, come ogni giorno, tutte insieme, Zchut HaRabbi Melech HaMashiach, Yagen Alai, Bal Kol Havai, Bal Kol Amo Yisrael, Bal Kol Ohavei Betochei Yisrael. Shir HaMalo, אליך נשאתי את עיניי היושבי בשמיים. הנה, כעיני עבדים אל יד אדוניהם, כעיני שפחה אל יד גבירתה. כן עינינו אל אדוני אלוהינו עד שיחוננו. חוננו אדוני, חוננו, כי רב שבענו בוז, רבה צבאה לנפשנו, הלג השדנים, הבוז, בגאוני. סלמו 124, קכ"ד. שיר המעלות לדוד. לולא אדוני שהיה לנו, יאמר נא ישראל, לולא אדוני שהיה לנו, תקום עלינו אדם, אזי חיים בלעום ובחרות הפמפן, אזי המים שטפונו, אך לעברה נפשנו, אזי עברה נפשנו המים הזדונים. ברוך אדוני שלא נתננו טרף בשיניהם, נפשנו כציפור נמלטה מפח יוקשים, הפח נשבר, אנחנו נמלטנו, עזרנו בשם אדוני, עושה שמיים וארץ. חזק וברוך התותה. Shabbat Shalom Mevorach, un bellissimo Shabbat sereno per noi, per tutti gli ebrei nel mondo, per tutti i nostri sostenitori, per Eretz Israel, senza sirene, senza stress, solo buone cose. Batova Nireve Anigla, e Masalto Masalto, ancora mia sorella Sheti Bria, questo Shabbat Chatan, che sia Besimcha, Ubetuv Levav, Amen Keni Ratzon. Grazie.